Grazie, buongiorno, buongiorno Assessore. Ritorniamo a parlare nuovamente del D97, il tema che abbiamo già toccato nell'interrogazione della settimana scorsa, di 15 giorni fa. In quella interrogazione lei chiarì in maniera inequivocabile che le aziende, le strutture convenzionate, in maniera chiara devono erogare. Dove c'è l'esenzione? L'esenzione di cui parliamo adesso è quella appunto del D97, D significa prevenzione. Il D97 lo hanno quelle persone, anche molto giovani, che si sono scoperte mutate e che quindi hanno necessità ogni 6 mesi di fare dei controlli che sono cadenzati. Cioè escludere questa fetta di pazienti, in maggioranza sono donne, giovani donne, da questa possibilità significa condannarle o a non curarsi o a rinunciare assolutamente a questo alert che c'è stato, peggio ancora andare nel privato. Da una ricognizione che noi abbiamo fatto, che le donne appartenenti a questa associazione hanno fatto, ci sono strutture che tuttora negano la possibilità di fare con la convenzione, gli esami previsti dal D97. Nell'ordine sono l'SDN, la Clinica Mediterranea, la Villa Betania, il Centro Varelli, l'IGEA di Sant'Antimo e il Centro Amato di San Marcellino. Naturalmente non è pensabile, non è plausibile che queste esenzioni vengano negate. Sembra quasi voler scegliere quali tipo di attività a cui dedicarsi e quali escludersi. Per cui chiediamo, alla luce di questa che è una vera e propria denuncia, verificare innanzitutto se queste segnalazioni sono veritiere, ma io l'ho fatto, anche a me hanno risposto nella stessa maniera, e quindi quali sono le azioni che la Giunta intende mettere in atto per garantire il rispetto dei decreti da parte di tutte le strutture convenzionate e garantire il diritto alla cura. Grazie. Tanto che posso dare alla consigliera, ma penso che l'abbia già acquisito e agli atti la risposta dell'altra volta. Ovviamente si ritorna su questa problematica che è connessa agli esami genetici predittivi di taluni tumori ereditari ed in particolare di quelli all'ovaio e al seno, assistiti dal codice di esenzione D97, che appunto significa prevenzione. Con il question time di oggi, la consigliera chiede di conoscere quali azioni la Regione intende mettere in atto e ha esposto che taluni centri convenzionati, le ha indicati Clinica Mediterranea, Villa Betania, Centro Varelli, che sono centri tutti di alto livello, e voglio dire IGEA di Sant'Antimo, Centro Amato di San Marcellino, che però fa radiodiagnostica e non fa laboratorio. Insomma, molte sono le lamentele e le segnalazioni, mi dice la consigliera, e la Regione, tramite la Direzione della Salute, in merito a questo quesito e a quanto segnalato, precisa che agli atti della Direzione non vi sono segnalate le inadempienze per quanto esposto. E ad ogni buon fine vengono interessate le aziende sanitarie competenti per il territorio per il monitoraggio di questo fenomeno. Quindi dobbiamo, insomma, essere noi tutti insieme a dare una mano per capire la disfunzione. La Regione c'è, voglio dire. Mentre riguardo le strutture citate, viene precisato che le strutture sono tutte accreditate per il settore laboratoristico, ad eccezione, dicevo, del Centro Amato, che invece è accreditato per la radiodiagnostica. Tra l'altro mi vengono precisate anche le sedi. L'SDN ha 3 sedi operative accreditate e copre il laboratorio di base che con i settori specializzati A1, A2, A3, A4, A5, A6, quindi tutti. Il laboratorio Varelli nelle sue articolazioni ha ben 4 sedi e copre sia il laboratorio di base che i settori specializzati A1, A2, A3, A4, 5 e 6. Villa Betania ha il laboratorio di base e i settori specializzati A1, A2, A3 e A4. La Mediterranea ha il laboratorio di base e i settori specializzati A1, A2 ed A4. IGEA di Sant'Antimo, che ha problemi di interdittiva antimafia e quindi c'è un commissario prefettizio, dall'altro che vigila,
al laboratorio di base e i settori specializzati A1, A2, A3 e A5. Voglio dire, la convenzione è praticamente piena. Se ci sono disfunzioni vanno indicate, la regione sta vigilando sulla ASL che è competente per territorio, ma ovviamente se arrivano delle segnalazioni noi faremo in modo di seguirle in prima battuta senza problemi. Non ho capito bene, nel senso questa è già una segnalazione, cioè questo lavoro che adesso le ho portato è già una segnalazione che viene dalle persone che si sono recate in queste strutture e hanno visto negare questa possibilità. Lei mi dice di rivolgersi singolarmente alle ASL, guardi, per fare questa cosa, sì, no, come no. Abbiamo detto che sono state interessate le aziende, cioè la regione si è mossa. Allora, bene, bene, mi fa piacere. No, perché la prima parte precisare. Era di farlo insieme, io più di questo non so cosa fare. No. Anche perché rivolgersi alle ASL è una cosa che io già ho fatto. Prima di arrivare a questo elenco, io ho scritto a tutte le ASL, 4 mi hanno risposto, le altre ancora stanno aspettando, per chiedere quali fossero i codici degli esami previsti col D97 che loro erogano in maniera indistinta tra pubblico e privato. Le risposte che mi sono arrivate sono imbarazzanti. La maggior parte delle ASL ha fatto un copia e incolla del decreto 100, non prendendo in considerazione il PDTA ultimo, che era quello invece al quale fare riferimento. Le voglio andare nel dettaglio. Ecco, l'ASL di Salerno ha fatto proprio un copia e incolla del 100 e mancano tutti gli aggiornamenti delle circolari. Caserta ha messo gli aggiornamenti delle circolari, ma mancano alcune visite nell'elenco. Le ASL di Napoli 2 Nord mi ha mandato soltanto l'elenco del decreto 100, escludendo tutto il resto. Questo per dire, è anche poi possibile che le aziende, le strutture si trovino in difficoltà a comprendere quali sono questi esami e quali sono i codici che vengono ulteriormente e spesso aggiornati, fortunatamente, proprio perché le ASL stesse non hanno questa chiarezza. Tant'è vero che in uno di questi centri che le ho elencato, io ho detto scusate, ma avete telefonato alle ASL? Certo, mi ha detto la signorina, la ASL mi ha risposto che non hanno questo codice. Quindi va benissimo segnalare alle ASL, però segnaliamo anche che le ASL devono avere un quadro chiaro e semplice. Gli esami del D97 sono questi. I codici, perché poi i codici cambiano molto se sei D96 o se sei 048, sono questi altri, in modo che nessuno possa, diciamo, in questa confusione fare finta di non aver capito. Io comunque... lei ha fatto questa richiesta, io alle ASL, tutte le ASL segnalerò uno per uno quali sono le strutture alle quali fanno riferimento che il D97 lo hanno rifiutato, sperando che nel frattempo le altre 3 ASL che non mi hanno risposto lo facciano e queste 4 alle quali ho scritto nuovamente facciano finalmente un quadro chiaro, quali sono gli esami e quali sono i codici, per rendere la vita più semplice a chi deve andare a curarsi e a chi... poi le strutture che devono erogare. Grazie, grazie.